Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi per prima cosa andremo a finire la missione del biologo dei denti d'orco e andremo quindi a ritirare la ricompensa dall'NPC Baekgu. In questo caso la missione dei denti d'orco ci darà in modo permanente 10 velocità di movimento. Una cosa che vi consiglio di fare è quella di farsi man mano le missioni del cavallo esperto, ovvero da arrivare a livello 50 già con le missioni finite, in modo tale da poter fare la missione finale. Per poter portare il cavallo da livello 11 a livello 20 e quindi 21 per la missione finale, bisognerà fare delle missioni giornaliere che ci chiederà di ammazzare determinati mob senza dover scendere dal cavallo. La missione per portare il cavallo a livello 18, ovvero quella dei banditi del deserto, è quella più difficile. Perciò vi consiglio di non seguire la wiki che vi indirizzerà all'interno dell'oasi del deserto per uccidere i mob, ma bensì di trovare delle mete in ombra all'interno della valle. Nello scorso episodio avrete sicuramente visto tutti i miei guerrieri corporali farmare schegge, purtroppo mi sono dovuto ricredere e cambiare idea e quindi farli tutti in ninjarco. Questi sono tutti i core che ho farmato con i guerrieri corporali e che quindi aprirò adesso. Come potete vedere ne ho all'incirca 160 per ogni account. Questo è il risultato di tutti i core aperti e quindi gli antichi che ho potuto farmare. Ho 2 diamanti, 3 rubini, 2 giada, 5 zaffiro, 6 granati e infine 7 onici. Che al momento sono riuscito a duppare un diamante leggendario, un giada, 2 zaffiri, 2 granati e un onice.
il granato a mitico. Ok, rigenerazione MP, perfetto, è perfettamente montabile. Quindi abbiamo già il granato mitico opaco da montare. Lo zaffiro invece è uscito liscio. Ho comprato questi orecchini d'ebano più 9 con 20 diavolo e altri utili trislottati. Bracciale d'argento più 9 per Atlantide anch'esso, con 20 diavoli, 10 assorbiti, 10 lampo e 10 MP. Provo a mettere la pietra dei critici sul ferro 46 medi. Ok, è entrata al primo colpo, che culo. Provo a leggere corpo forte con solo papiri esorcismo per portare corpo forte a G1. Usare solo i papiri esorcismo per alzare le skill senza letture concentrate, perché è un fallimento totale. Ok, ora che abbiamo una base di equipaggiamento bella solida e abbiamo alzato corpo forte, possiamo tranquillamente fare il 50. Ho provato a fare queste due mete in livello 85 da solo per cercare di provare il guanto del ladro da 3 ore, ma oltre a metterci un'eternità sono a livello troppo basso e quindi non ho droppato nulla. Essendo il guanto indispensabile per il drop, mi sono fatto aiutare da questo ragazzo che ha droppato il guanto e l'ha lasciato a terra per far sì che io lo raccolga.
sto comprando queste scarpe in legno più nuove con 1000 HP, 10 critici e 5 rallentamento a 4 won, sempre per Atlantide. Questo elmo che senza ombra di dubbio final, anche se più 6, come potete vedere ha 20 diavolo, 15 lampo, assorbiti MP, rigenerazione HP e orchi. Ho comprato anche questa collana di rame più 9 per Atlantide con 1000 HP, 5 critici, 10 trafiggenti e 8 stun. Ok, ora che abbiamo molti più critici nell'equipaggiamento riesco ad expare molto meglio. Come potete vedere, mentre expo sto approfittando anche dell'evento delle carte d'RE. Una volta raccolte 25 carte del re si trasformeranno automaticamente in un mazzo del re. Livello 50. A cosa servono quindi i mazzi del re? Nella sezione eventi troverete il gioco Trova il Re, e a questo gioco consiste nel cercare di trovare una carta più bassa di quella che stiamo usando. Ovviamente più carte basse troveremo e più il nostro punteggio aumenterà, e quindi cambierà di conseguenza anche la nostra ricompensa, che si suddividerà tra bottino bronzo, argento e oro. In questo caso la mia ricompensa è un bottino reale oro. Proviamo comunque ad aprire tutti i bottini che sono riuscito a farmare in questi giorni.
Anche questo episodio finisce qui. Vi invito ad entrare nel canale Discord per poter parlare con i vostri amici e creare una stanza privata e ad iscrivervi al gruppo Facebook Metin2 Comunio Europa per poter ampliare il vostro commercio H24 e con giocatori di altri regni. Inoltre vi invito a lasciare un like al video, iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per poter ricevere le notifiche riguardanti i prossimi video. Al prossimo episodio, ciao!